Abbiamo ottenuto un contributo dalla Presidenza del Consiglio regionale, Simonetta Saliera, di 20.000 euro per contribuire a coinvolgere tutti i proprietari del comune di Berceto, che sono oltre 5.000, anche se come abitanti siamo 2.200 abitanti residenti. Quindi noi dobbiamo coinvolgere i 5.000 proprietari del comune di Berceto su un progetto affascinante che come sindaco ritengo che possa essere l'unico che aiuti davvero Berceto, ed è quello di avere delle regole condivise insieme ai cittadini per arrivare a comprendere che la proprietà privata è sacra, sia dei terreni che dei boschi che delle case che stanno diroccando. Ma è altrettanto vero che la proprietà privata è un utile per tutta la collettività. Per cui bisogna cercare il modo che la proprietà privata sia governata, salvaguardata, che non sia abbandonata come succede oggi per i boschi, per tanti terreni e per tante case che stanno diroccando. Obiettivamente le persone hanno difficoltà a tenere in ordine i boschi, a tenere in ordine i prati, a non lasciare crollare le case. Per cui dobbiamo trovare il modo, tutti insieme, tutte 5.000 le persone, di realizzare dei consorzi volontari per poter utilizzare al meglio l'energia e trasformarla in energia rinnovabile. E avere quindi il ritorno per tenere in ordine i boschi, per tenere in ordine i prati, per sistemare le case che sono diroccate. Quindi faremo delle riunioni con tutti e 5.000 proprietari che verranno coinvolti anche attraverso lettere, visto che abbiamo tutti gli indirizzi, quindi attraverso degli iscritti che arriveranno nelle singole case, e abbiamo qualche mese per coinvolgere tutti, anche grazie a degli esperti, per capire questi concetti che dovrebbero essere elementari. La proprietà privata è sacra, ma ha una funzione sociale, e tenerli in ordine vuol dire lottare contro il dissesto, vuol dire avere un paese che può sperare nel futuro e che può produrre energia rinnovabile, i cui proventi debbono servire alle persone, ai proprietari, alle persone che vivono a Berceto, e non essere colonizzati da grandi società che vengono ed approfittano delle nostre risorse.